Buongiorno bambini. Buongiorno. Oggi io e Giulia abbiamo deciso di raccontarvi una storia con un video. Così è un modo per sentirci più vicini, per conoscerci meglio e per approfondire un po' di racconti, un po' di storie che durante l'anno, voi lo sapete, abbiamo organizzato negli incontri di sabato. Siccome ci mancate tantissimo e non vediamo l'ora di rivedervi, abbiamo deciso di farci vedere un pochino, no? È un modo anche per un po' di normalità, e, insomma. Allora, oggi per la serie Racconti dal Monastero abbiamo deciso di raccontarvi la storia di San Francesco e il Lupo. Voi la conoscete già, la storia di San Francesco e il Lupo? L'avete già sentita? Giulia, tu la conosci? No. No. Allora oggi ve la racconto io. Abbiamo preparato questo piccolo disegno, vedete se si vede un pochino, che rappresenta San Francesco, il nostro fraticello, il lupo e gli animali. E mentre io vi racconto questa storia, Giulia la colora. Poi, se volete preparare anche voi un disegnino su questa storia una volta che ve l'ho raccontata, me lo potete inviare. Sapete che potete inviare tanti disegni, messaggi all'indirizzo mail della biblioteca, dopo ve lo ricordo, così possiamo raccogliere tutti i materiali e metterli insieme per il giornalino della biblioteca. È un progetto che noi avevamo in corso, voi vi ricordate? Quindi speriamo, con l'aiuto delle vostre mamme, dei vostri papà, di portare avanti questo progetto. La storia di San Francesco e il Lupo è una storia che è contenuta in un libro che si chiama I fioretti di San Francesco. Vedete? Questo è il libro da cui leggiamo oggi questa storia. È un libro curato da Dino Ticli e Alessandra Castagni, con delle illustrazioni molto belle. I fioretti di San Francesco sono una raccolta che riguardano e descrivono gli episodi della sua vita. Questo è un libro dedicato a bambini. Allora, questa è la storia di San Francesco e il lupo. Apparve un giorno nel contado di Gubbio un lupo enorme, nero come la notte, sempre affamato, di una ferocia incredibile. Divorava tutto quello che trovava, aggrediva anche gli uomini. I suoi occhi sfavillanti e terribili incutevano terrore e soggezione. Aiuto! Mamma mia, Giulia, che spavento! Gli abitanti di Gubbio da molto tempo giravano armati come se avessero dovuto andare in guerra e nessuno osava più uscire dalla città da solo. I più coraggiosi avevano provato ad avventurarsi in cerca di gloria, ma erano tornati con i vestiti a brandelli e i capelli diventati bianchi dal terrore. Mamma mia, bimbi! Aiuto! Qui ci voleva proprio un intervento di San Francesco. Un giorno San Francesco, preoccupato per questa situazione, offrì la sua disponibilità. Se lo volete, andrò io a parlare con il lupo. Tutti in città conoscevano San Francesco, ma questa volta rimasero increduli e anche un po' preoccupati. Non vogliamo avere sulla coscienza la morte di quest'uomo così santo. Viste le sue insistenze, però, e non sapendo cos'altro fare, alla fine accettarono. Francesco uscì dalle mura seguito da molte persone e da alcuni suoi confratelli. Tutti però si fermarono prudentemente a distanza di sicurezza. Stettero lì a osservare mentre Francesco continuò, certo che le sue preghiere sarebbero state ascoltate. Improvvisamente dal bosco spuntò il lupo con una bocca spalancata. Si mise a correre rapidamente verso Francesco con le zanne bianche in vista. Risplendevano al sole e non lasciavano dubbi sulle sue intenzioni. Tutti erano impietriti ed erano convinti che San Francesco sarebbe stato sbranato da questa belva feroce. Giunto ormai a pochi passi, il lupo però si arrestò. Infatti San Francesco, dopo avergli fatto il segno della croce, gli aveva rivolto la parola: «Fratello lupo, che cosa stai facendo?» La belva, che ovviamente non sapeva parlare, non poté spiegargli quali fossero i suoi propositi e quindi rimase perplesso ad osservarlo. Francesco continuò: «In nome del Signore e come sua creatura
ti ordino di non fare più del male a nessuno, né a uomini né a bestie. Il lupo chiuse la bocca e inghiottì a vuoto. Senza badare allo stomaco che, indispettito per il pasto mancato, si avvicinò mansueto come un cagnolino. Intanto però pensava: non voglio disobbedire, però morirò di fame e non potrò catturare niente. Tuttavia chinò la testa in segno di sottomissione. Visto che ti sei fidato di me, farò in modo che tra te e gli uomini si stabilisca un patto. Non farai loro del male e quando andrai da loro affamato, sarai sfamato a sazietà. Il lupo si mise a sedere e porse una zampa a San Francesco per confermare il patto. Guardate che bel disegno, bimbi. Vedete che bello questo disegno? Subito dopo, quando fu chiaro che tutto si era risolto per il meglio, San Francesco venne portato via in trionfo da tutta la popolazione di Gubbio e dai suoi frati, tra canti di gioia e lodi a Dio, per averli liberati da quella bestia famelica. Da allora, ogni giorno, il lupo entrava trotterellando con aria allegra in città, passando di porta in porta. Tutti lo accoglievano con un saluto e un boccone di cibo. Sembrava uno dei tanti animali domestici che giravano mansueti e ben voluti da tutti. Allora, bimbi, vi è piaciuta questa storia? Giulia, ti è piaciuta la storia? Sì. E allora, qual è la morale di questa storia, bimbi? Che noi spesso abbiamo paura di quello che non conosciamo, è vero? Quante volte abbiamo paura perché ci troviamo di fronte a qualcosa che non capiamo e non conosciamo? Questa storia ci vuole spiegare, ci vuole far capire che se invece apriamo le nostre porte, apriamo il nostro cuore, apriamo la nostra mente verso l'altro, verso qualcosa che ci impaurisce e cerchiamo di capirlo, di confrontarci e di essere, come dire, di collaborare, alla fine questa cosa non ci spaventa più perché impariamo a conoscerla. Il lupo quindi rappresenta un po' la paura di tutti noi verso l'ignoto, verso le cose che sono... Ecco Giulia, ha finito il disegnino, guardate bimbi! Questo è il bellissimo disegno che ha fatto Giulia per voi. Vi piace? Vi è piaciuto? Quindi dicevamo che non dobbiamo avere paura di una cosa che non conosciamo, perché come ci dimostra San Francesco, basta sapersi aprire agli altri e aprire il nostro cuore alle persone che magari ci spaventano, alle situazioni che ci spaventano, e tutto poi si può risolvere. Questo è la storia del lupo di Gubbio, ambientata in questa bellissima città, non so se la conoscete, comunque è un borgo molto bello, dove tuttora c'è una statua che rappresenta questa storia. Se vi è piaciuta questa storia, siamo contenti, io e Giulia, e speriamo di ricevere i vostri disegni, i vostri messaggi e i vostri pensieri. Salutiamo bimbi, i bimbi e le mamme. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.